oggi prepariamo un gelato gastronomico chiamato Biancofiore. Prendiamo la zucchina, tagliamo la parte del fiore, apriamo il fiore e nel frattempo leviamo il pistillo centrale. Una volta tagliati i fiori di zucca, controlliamo che siano puliti. Dopo aver tagliato i fiori di zucca, inseriamo nel contenitore il latte. Ovviamente, se avete la possibilità, mettete latte fresco biologico. Poi mettiamo un pizzico di sale, circa un grammo. Adesso frulliamo il tutto. Dopo aver frullato gli ingredienti, mettiamo la miscela nel pentolino e portiamo a ebollizione, che è circa 85 gradi. Spengiamo il fuoco e attendiamo che si freddi la miscela, il composto. Ogni tanto giriamo per evitare che si formi la panna in superficie. Poi, una volta freddato, si unisce agli altri ingredienti, panna e lo zucchero di canna biologico. Ovviamente li versiamo dentro la miscela e frulliamo il tutto affinché diventi una miscela omogenea. Una volta frullata, versiamo tutto quanto dentro al cestello della macchina del gelato e facciamo partire la mantecazione. Sono passati circa 30 minuti, vediamo che la consistenza del gelato è idonea ed estraiamo il gelato dalla gelatiera.